presento gli amici di Lindau Editore, sono Francesco Bauce, mi trovo al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, davanti a questo bellissimo velivolo, la nave scuola Ebe, per parlarvi del mio romanzo La notte negli occhi, in uscita il 24 settembre nella collana Contemporanea. Perché ho scelto questo scenario per parlarvi? Perché il mio libro parla di un viaggio in nave, un viaggio dall'Europa all'isola di Galle. Un viaggio che avviene 100 anni prima della costruzione di questo velivolo. È un viaggio che viene intrapreso da un medico investigatore e ascoltiamo il resoconto di questo viaggio dalla sua viva voce. Quello che rende unico il viaggio, che in realtà è la missione alla ricerca di una persona scomparsa, è la persona che affida al medico l'incarico. Si tratta della figura più importante della cultura del suo tempo, ossia del filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in quel momento all'apice della sua carriera, sia di intellettuale che di uomo pubblico. Hegel ha avuto in gioventù un figlio che ha amato, odiato e poi ha rinnegato, e in quel momento della sua vita, in cui il successo gli arriva, sente più forte che mai il rimorso per l'allontanamento di quel figlio. Così incarica il medico investigatore di fare vela per Giava, dove il figlio si è arruolato nell'esercito coloniale olandese, per rintracciarlo e per avere notizie di lui. Il medico si troverà quindi a affrontare un viaggio ricco di enigmi e di sorprese. E questa nave che vedete alle mie spalle è stato il luogo di iniziazione di molti marinai e ogni viaggio in fondo è un'iniziazione. Così il viaggio del medico investigatore sarà una sorta di iniziazione a qualcosa di nuovo a cui non si è mai stato abituato ad affrontare. È un'oscurità che non ha ancora conosciuto nonostante abbia viaggiato insieme a eserciti, a esploratori e a navi baleniere, e per arrivare al termine del suo incarico dovrà avere il coraggio di mantenere fermi gli occhi in questa nuova oscurità. Questo viaggio forse nella realtà non è mai avvenuto, ma quello che è senz'altro vero è il rapporto di amore e odio tra il filosofo Hegel e suo figlio rinnegato Ludwig Fischer. E quello che credo sia ancora interessante e valido per noi lettori nei nostri giorni è quello che ci sa raccontare questo rapporto sulle storie dei padri e dei figli. Quindi spero che dopo queste mie parole abbiate voglia di salire con me su una nave in direzione dell'isola di Giava, su acque in apparenza tranquille ma nel fondo ribollenti, e che vogliate accompagnarmi numerosi in questo viaggio. Grazie.